Sea-Watch Di Maio, accogliamo donne e bambini, e critica le ONG. Salvini, sbarchi crollati, non mollo, le opposizioni, non si giochi sulla pelle dei più deboli. Appello di Fico all'Europa, non lasci sola l'Italia, migranti ancora al largo dopo il no di Malta all'offerta di Roma. Polonia sotto shock, 5 ragazzine di 15 anni muoiono nell'incendio di una escape room, si indaga sulle misure di sicurezza. Siena, minorenne uccide a coltellate, un uomo di 63 anni ha tentato di violentarmi, ha detto la giovane fermata agli inquirenti. Gelo al centro-sud, imbiancata la Sicilia, disagi per neve e strade ghiacciate, domani una tregua, poi torna il grande freddo. Tempo di saldi, oggi il via in tutta Italia, la corsa all'acquisto a prezzi scontati vale oltre 5 miliardi di euro. Buon compleanno Batman, nel 2019 l'uomo pipistrello compirà 80 anni, come la testata a fumetti dedicata a Superman. Da Spider-Man agli Avengers, i supereroi continuano ad invadere pacificamente l'immaginario di milioni di fan. Buongiorno dal TG1 ancora, una notte in mare per le due navi ONG al largo dell'isola di Malta con 49 migranti a bordo. Dal governo italiano Di Maio conferma la disponibilità ad accogliere donne e bambini pronti a dare una lezione all'Europa, dice. Sulla vicenda intanto Salvini smentisce tensioni nell'esecutivo e ribadisce no a ricatti, crollano gli sbarchi, io non mollo. Sentiamo Alessandro Gamberi. Accogliere donne e bambini, Di Maio lo ribadisce, da due settimane ci sono 49 persone in